Allora, io parlo dell'attività della sezione struttura e muratura. Io sono coordinatore del gruppo composto da una quindicina di persone, fra ricercatori, personale afferente o sempre anche dell'Università di Pavia, staff di U-Center, studenti di master o di dottorato della nostra scuola post-Grenville. Le attività della sezione hanno a che fare con tutto quello che riguarda appunto la costruzione di muratura, quindi parliamo di costruzioni in muratura di nuova progettazione oppure costruzioni di murature esistenti. Per quanto riguarda queste ultime, chiaramente c'è un problema della valutazione della loro risposta e della valutazione di possibili soluzioni di rinforzo e intervento su queste strutture. Per quel che riguarda le strutture di nuova progettazione, diciamo che esistono delle problematiche abbastanza ampie, che riguardano comunque sia, diciamo, la muratura vista come materiale strutturale, cioè si parla forse in maniera propria di muratura portante, ma anche della muratura cosiddetta non strutturale, ovvero nell'ambito di quella problematica che è già stata messa in evidenza dal professor Salva, cioè i cosiddetti elementi non strutturali. Ci sono degli elementi in muratura che tradizionalmente non vengono considerati come strutturali, ad esempio tamponature o divisori, che comunque di solito costituiscono una parte importante degli elementi danneggiati a seguito di un terremoto. Chiaramente poi siamo coinvolti in un'attività di formazione che ha già ampiamente descritto l'ingegner Mascimbene. Allora, una delle attività in cui lavoriamo è quella della valutazione di diciamo, curve di fragilità per edifici di muratura, cioè nell'ambito di quelle attività di valutazione del rischio scala territoriale già descritte da anche altri gruppi, noi ci dedichiamo a studiare problemi specifici di edifici di muratura. Questa è, diciamo, una problematica che non è una tematica su cui ci siamo trovati a lavorare non soltanto per conto dell'ente pubblico come Dipartimento della Protezione Civile, ma anche per conto di alcuni soggetti, diciamo, industriali come AREVA, che è un'agenzia per l'energia atomica e le energie alternative francese, e NAM, che è quel consorzio olandese diciamo, ditte che estraggono idrocarburi, in cui anche diciamo, l'unità dell'ingegnere Mascimbene si trova a lavorare per quel che riguarda appunto il problema del rischio sismico indotto dai terremoti generati dall'estrazione di gas naturale. Per quel che riguarda l'attività di modellazione, diciamo che il nostro gruppo ha una competenza abbastanza ampia sia per quel che riguarda diciamo, la micro che la macromodellazione, ovvero la modellazione di grande dettaglio e la modellazione che, diciamo, cogliendo gli aspetti principali della risposta delle costruzioni di muratura, consente comunque di simulare e modellare interi edifici tenendo conto del loro comportamento non lineare. Quindi vediamo un esempio di modellazione eseguita per appunto macroelementi, in particolar modo nel mio gruppo ci sono diverse persone che sono, direi, nell'ambito italiano fra le più esperte per quello che riguarda questo tipo di modellazione non lineare di edifici di muratura, modellazione che può essere applicata sia agli edifici nuovi che agli edifici esistenti. Nell'ambito poi del problema dell'analisi degli edifici esistenti c'è un problema estremamente importante di come diciamo, andare a alimentare i nostri modelli mediante eventuali informazioni di tipo sperimentale. Questo è un problema molto aperto su cui stiamo lavorando in maniera molto attiva, cercando di raccogliere, di definire delle metodologie che siano sufficientemente robuste per l'utilizzo dei dati sperimentali raccolti in sito, oppure eventualmente raccolti da dati di bibliografia per definire poi parametri di calcolo da utilizzare all'interno dei modelli.
la nostra attività di modellazione poi in qualche modo ha visto il nostro coinvolgimento nello sviluppo di applicativi software. Anche qui i partner sono stati principalmente partner industriali come Anvil, ma anche Leccard, il consorzio Lockheed-Leccard. C'è un software di, diciamo, analisi, progettazione, analisi e verifica dell'edificio in muratura che è stato proprio sviluppato assieme ad Anvil, di Wall, che forse qualcuno di voi già conosce, così come altri applicativi che abbiamo sviluppato, per esempio per il consorzio Lockheed-Leca abbiamo sviluppato un applicativo per la progettazione fondamentalmente delle grandi specchiature in muratura di capannoni industriali, edifici industriali, utilizzando un certo tipo di muratura armata che viene talvolta utilizzata per questo tipo di soluzione. Sempre un'altra attività che noi abbiamo svolto in grande collaborazione e sinergia con l'industria, qui vedete elencate alcune ditte, tra cui alcune, diciamo, aziende sostenitrici con cui abbiamo collaborato in questo ambito, è la valutazione del comportamento sismico di nuovi materiali e tecnologie. Tipicamente questo richiede un'attività sperimentale e anche di modellazione abbastanza intensa, quindi prevede prove diciamo, in scala reale su elementi strutturali, ma anche poi eventualmente anche su sistemi strutturali. Qui vediamo degli esempi di anche di prove su elementi strutturali e su un sistema, cioè prove su tavola vibrante di un edificio in scala reale. In questo caso lo studio era applicato al problema degli edifici esistenti, in particolar modo degli edifici esistenti in piltrame, per cui volevamo studiare delle specifiche problematiche legate a, diciamo, le caratteristiche in particolar modo dei diaframmi, se flessibili o rigidi, se collegati o mal collegati alle strutture verticali e alle tecniche di intervento. Per cui in questo tipo di progetto abbiamo anche affrontato alcune, lo studio sperimentale numerico della introduzione di alcuni interventi che avevano lo scopo principale appunto di migliorare la robustezza dell'insieme e i collegamenti fra elementi verticali e orizzontali. Ovviamente questo tipo di attività sperimentale può essere fatta grazie alle strutture e alla collaborazione del personale del TRISLAB. Comunque noi non siamo solo bravi a rompere i muri e gli edifici, è necessario sempre corredare questi studi anche con della modellazione. Qui vediamo quello che è stato il nostro tentativo di interpretazione e modellazione delle prove su tavola vibrante di questi edifici in muratura. Abbiamo avuto anche un coinvolgimento nello studio del comportamento di alcune strutture monumentali, in particolar modo le strutture, diciamo, blocchi in pietra, come potrebbero essere templi, colonne di templi greco-romani o templi hindu. Questo aggancio Italia-India è legato fondamentalmente al fatto che il progetto era un progetto di tipo bilaterale, eseguito con fondi della regione Lombardia, in cui in pratica abbiamo studiato il comportamento di colonnati in pietra, andando poi a studiare quello che è il possibile effetto di interventi di rinforzo mediante barre interne alla colonna post tese. Altre grandi interazioni con diciamo, partner industriali ci sono sul fronte della muratura cosiddetta non strutturale, quindi ci sono stati dei progetti di ricerca direttamente finanziati dall'industria o cofinanziati o finanziati dalla comunità europea. In questo modo adesso abbiamo in corso di svolgimento un progetto europeo FT7 chiamato Insisme, che vivrà, diciamo, le sue fasi cruciali nel corso del 2015, che è appunto finalizzato allo sviluppo di tecnologie innovative per la realizzazione di tamponatura e muratura, appunto generale, di elementi strutturali, di elementi in muratura non strutturale che diciamo, abbia un buon comportamento sismico, limitando innanzitutto quello che è il danno alla tamponatura, ma anche eliminando quelli che possono essere problemi negativi di interazione con la struttura in cemento armato.
Per finire siamo molto impegnati, siamo molto impegnati in partecipazione ai comitati normativi sia a livello nazionale che a livello anche europeo, che vedete diversi gruppi di lavoro e commissioni in cui siamo coinvolti. Questi sono ambiti in cui in vario modo noi cerchiamo sempre di andare a riversare quella che è la nostra esperienza di ricerca e diciamo tipo sperimentale che svolgiamo grazie alle attrezzature di U-Center, andiamo a riversare la nostra esperienza per migliorare quelle che sono le normative correnti. Attività di tipo normativo che comunque anche riguarda riguardato ad esempio sul gruppo di linee guida per particolari soluzioni progettuali e attualmente appunto sono in corso attività di questo tipo soprattutto per quel che riguarda nuove proposte di nuovi sistemi costruttivi, per cui anche qui fondamentalmente risulta essere fondamentale l'interazione con il mondo costruttivo.